ancora lei, ancora la polacca, numero uno, Rivero, ricezione sui 3 metri, allora Nicoletti può sparare, Smarzek la tiene in qualche modo, allora Courney la mette di là, in bagger Sirressi può rigiocare con una free ball adesso Brescia, Di Giulio in posto 2 per Nicoletti, c'è in difesa Bergamo, Charlie Cambi per Malvina, Smarzek in lungo linea, difesona di Parlangeli, ora Jessica Rivero, ancora Smarzek, Ima Sirressi, Roslandia Costa la poggia di là, Parlangeli, Di Giulio dalla seconda linea, Villani ancora una difesa, Charlie Cambi in 4 per Roslandia Costa, ancora Parlangeli, c'è un'invasione. E allora, incredibile, uno scambio bellissimo, fermato da un'invasione, punto Bergamo, ma che scambio amici! Questa volta Angelina riesce a farla giocare la sua palleggiatrice, però ancora con il diagonale di Silla, si rigioca. Si riprova dalla parte opposta, Chieri ancora, sì, due volte, e due volte muro che funziona. Bechis in palleggio per Tirozzi che prova il diagonale ma è troppo lungo, va troppo fuori, scambio lungo, bello, applausi infatti che fioccano qui al Palaverde. 5 a 6 sul tabellone del Palaradi, servizio forzato di Kenia Carcasses, ci prova Elisa Vasileva, contiene l'aria spirito, salva Caterina Bosetti, free ball concessa alla Savino del Bene con Lia Malinov che prova la fast con Jovana Stevanovic. Prima il muro, poi il salvataggio della Savino del Bene, un po' di confusione in campo, Lia Malinov per Elisa Vasileva, arriva il muro di Casalmaggiore, ci arriva Daniel Cutino, si continua, palla defibrillata dalla Pomi Casalmaggiore, ma poi ci pensa l'ex Jovana Stevanovic a mettere giù la fast decisiva. Dijkema, De Gradi in diagonale, Leonardi difende, Orro, seconda linea per Miners. Parrocchiale si getta e tiene sul pallone Lippmann, difende ancora Miners, pallonetto di Gennari, brava Dijkema a non scoraggiarsi a tirare su un pallonetto che sembrava definitivo, Lippmann si continua ancora, opportunità per Bustarsizio, attenzione a questa palla a fil di rete, ci vanno Dijkema e scusate Candy e Lippmann, non riescono però a chiudere. Parrocchiale in bagger per Lippmann che passa in parallela e finalmente si chiude questo lungo scambio. Intanto vediamo la battuta sul 25 pari, la ricezione di Bausch, Hancock per Bausch, palla staccata, murata, l'autocopertura di Bosio, Van Eckenbagger va da cross, la difesa di Bausch, Ortolani la tiene su, Arcangeli manda di là, free ball per Cuneo, Bosio dalla seconda linea, Salas, che difesa Begic, la palla torna nel campo di Cuneo, ancora Salas dalla seconda linea, ancora Arcangeli in difesa, due super difese per Monza, si riprova Cuneo, Salas il muro, la difesa di Begic, adesso Hancock può scegliere, va da Bausch, murata la copertura di Arcangeli, Hancock per Begic dalla seconda linea!